incontri della Civica oggi un viaggio tra il cinema e il fumetto. Contarsi gli studenti Giancarlo Soldi, uno dei registi più eclettici del panorama cinematografico italiano. Quanto sono importanti i fumetti nella tua vita? Nella mia vita, ma nella vita di molte persone, per fortuna, sono molto importanti i fumetti. Per poi, nel mio caso, cinema e fumetto fanno un regista perfetto. Ho sempre detto che io non racconto storie, racconto il modo di raccontare storie. E poi ho parlato di me. Oggi alla Civica hai presentato un documentario su Tiziano Sclavi. Nessuno siamo perfetti nasce proprio da una mia esigenza di lettore di fumetti, che mi sentivo orfano del fatto che lui non ci fosse più come scrittore. Cioè io volevo leggere ancora storie sue, per cui ho bussato alla porta, gli ho chiesto l'intervista, con grande difficoltà ma per affetto me l'ha data, e volevo condividere con gli altri questo grande lutto che avevo, cioè non poter più leggere storie scritte di suo pugno. Non sapete che cos'è il buio? Sono arrivato a scrivere 15 storie contemporaneamente per 15 disegnatori diversi. Lavoravo notte e giorno. L'ho conosciuto tanti anni fa, quando lui già scriveva di fumetti, ma era, come dire, Dylan era solo una bozza. Ci siamo trovati come ci si trovano le persone, abbiamo capito che potevamo fare cose insieme. Nella notte fredda e scura, chi ha paura, chi ha paura? Ha paura l'assassino di incontrare il suo destino. Nero è una vera dark comedy ante litteram. Quando è uscito non esistevano film di quel tipo in Italia, come dire, non era un horror ma era una cosa molto molto dark, ma la cosa bella è che c'era anche dell'ironia e momenti che facevano anche sorridere, che è poi la cifra stilistica di Sclavi. Io agli studenti posso dire: siate curiosi, guardate mostre, film, opere d'arte, case, persone. Solo così riesci ad essere una persona che può raccontare storie. Questo devono fare. Però era così bello aver paura. Nessuno siamo perfetti, ognuno abbiamo i suoi difetti.